C'è una polemica, procuratore, innescata da sentenze che hanno punito alcuni cittadini che si sono difesi nelle loro abitazioni ed attività. Se un estraneo si introduce nell'attività o nell'abitazione armato, secondo la legge, cosa deve fare? Temendo per la propria vita e per quella dei propri cari. La legittima difesa non è stata introdotta ieri nel nostro codice, già c'era, anzi è stata, diciamo, allargata. In uno stato di diritto credo che la legittima difesa sia un fatto residuale, cioè, insomma, sì, in uno stato che funziona la repressione dei reati, anche quelli contro la persona, quelli più gravi, quelli più odiosi, quelli che più offendono poi la sensibilità dell'opinione pubblica, deve essere di esclusivo dominio dello Stato. Guai a far passare messaggi secondo cui ciascuno possa farsi giustizia da sé. Ciò detto, l'esempio che lei faceva, comunque io lo ritengo, diciamo, un caso di scuola. Se evidentemente qualcuno entra nella mia abitazione, mi minaccia a mano militare, mi minaccia a mano armata, la possibilità che io ho di difendermi è riconosciuta dall'ordinamento. È riconosciuta dall'ordinamento che prevede, ed è giusto che sia così, a mio giudizio, un requisito di proporzionalità. Proporzionalità significa che la reazione deve essere adeguata per respingere l'offesa che mi viene in quel momento arrecata. In questi termini, la reazione è giustificata ed è, diciamo, rientra in un alveo discriminante, cioè il comportamento aggressivo che io poi pongo in essere per respingere l'offesa che mi viene arrecata, mi manda esente da pena, ma solo in questo caso. Tutte le altre poi situazioni che invece inducono a ritenere possibile poi una giustizia domestica, una giustizia fatta da sé, io credo che non siano nel senso poi di uno Stato di diritto, di uno Stato democratico che deve assicurare poi la tranquillità ai cittadini. Noi a Lauria abbiamo avuto 2 anni fa momenti di forte preoccupazione perché vi erano stati una serie indeterminata di furti in abitazioni da parte di cittadini extracomunitari che avevano determinato nella popolazione una fortissima preoccupazione, tanto che erano spontaneamente nate delle ronde, cosiddette ronde di cittadini a tutela diciamo, delle proprietà private e quindi delle singole abitazioni. Da parte mia c'è stato un richiamo molto forte che atteggiamenti del genere non erano tollerabili, però dall'altra parte ho fatto di tutto per tranquillizzare poi l'opinione pubblica di quel territorio e quindi mi sono interfacciato con le articolazioni dello Stato. Abbiamo ottenuto dalla prefettura di Potenza un aumento dell'organico della locale stazione dei carabinieri, c'è stato un incremento dell'attività di indagine. Tra l'altro siamo riusciti a venire a capo di questa grossa banda di malviventi, in quel caso erano di etnia slava, riuscendo poi a trarne in arresto una ventina, quindi è stata una grossa operazione poi di polizia e di investigazione che ha consentito da un lato di assicurare alla giustizia numerosi malviventi, dall'altro anche di restituire tranquillità poi a quella popolazione.